Cosa abbiamo oggi? Abbiamo questo. In condizioni discutibili, ma il grosso problema di questo giradischi Lesa diversa è che è diverso, e cioè purtroppo manca il piatto, manca Lesa von Tahiti, guarda lì che roba. Ok, comunque ci manca il piatto ed è un peccato, perché chissà, magari, oddio, questo è completamente bloccato, magari si poteva fare funzionare. Quindi lo smontiamo, facciamo un tear down. Guarda che bello, andava anche a batterie. Io purtroppo pezzi di ricambio per questo coso non ce ne ho. Se mi rendo conto che è salvabile, magari lo tengo intero, ma so già che non troverò mai il piatto girante adatto. Non lo troverò mai. Mai. La testina sembra a posto. Le puntine ci sono. E sembrano in discrete condizioni, quindi questo può essere un ottimo ricambio. Allora, questo si ficca qua e questo si ficca qua. Presa di corrente così non ce l'ho. Molto bella questa lucina, molto bella. Griglia di plastica, potenziometri con vite o senza vite? No, sì, con vite, interessanti. Questo è arrugginito. Vediamo, magari dentro c'è un amplificatore a valvole. Non so l'età di questo coso, non ho cercato. Ci sono delle viti. E di dietro ci sono i piedini di plastica. Vinile che si stacca. Ah, Lesa Universal. Universal. Guardate qua con cosa cazzo sono costretto a girare. Treppiede cinese mezzo sfasciato, tenuto insieme col nastro adesivo. Però fino adesso funziona. Quindi, oddio, funziona. Funziona è una parola grossa. Purtroppo solo questo. Oh, se vi avanza attrezzatura, perché non mi mandate qualche cosa, eh? Visto che vi lamentate che i miei video sono tutti fuori inquadratura, si muovono. Eccolo qua. Lesa von Tahiti Universal 450, anno 1963. Ed è proprio lui. Vediamo le altre foto. Sì, è identico. Le altre foto che sono tutte uguali. Giradischi a 4 velocità con rivelatore equalizzato piezoelettrico a puntine di zaffiro. Wow! Amplificatore a 4 transistor. Quindi è a transistor. Cartucce 2, regolatore di volume e di tono, quindi non ha valvole questo coso. Ben 1,5 watt indistorti. Costava 44.300 lire nel 1963, costava un sacco di soldi. Ma è pazzesco, è pazzesco. Sì, è proprio lui, però praticamente non ce ne facciamo niente, se non forse recuperare un paio di transistor dal germanio, vedere con curiosità di cosa è fatto. Vedete, manca questa molla che probabilmente serviva a tenere i dischi, ci mettevi dentro i dischi e te lo portavi in giro e facevi il cretino. Cinghia allungabile per facilitare il trasporto. Che facile da trasportare. Cacciavite rigorosamente arrugginito. Te
interessante. E vediamo un po' se si apre. Ah, si apre. E voilà. Notevolissimo. Transistor al germanio. Configurazione sicuramente push-pull per l'uscita sull'altoparlante. Guardate che dio di raddrizzatori. Wow. Anche questo diodo non è niente male. E qui abbiamo un problema che io ho visto su tanti Lesa. E cioè questi cavi letteralmente, come vedete, marciscono. E purtroppo questi cavi, vedete, si vanno in pezzi letteralmente. Purtroppo questi cavi vanno all'interno del trasformatore e il trasformatore è nelle stesse condizioni dentro, può darsi, forse solo l'isolamento esterno, lo vedremo. Però sinceramente secondo me IMHO non vale molto. Ah, ecco, guardate, qualcuno ha provato a isolare un cavo con del nastro di plastica, vedete? Perché anche questi cavi si stanno disfacendo e sono i cavi che vanno dall'uscita, l'uscita del trasformatore, questi cavi sono disfati e come vedete anche qui, wow, proprio uno schifo. Ah, questo è proprio interrotto, quindi ok. Io decreto che non vale assolutamente la pena di aggiustare questo oggetto e quindi procederò al suo smontaggio per recupero parti. Il motore sembra molto carino. Ah, è isolato con il feltro. Guardate, c'è il feltro per renderlo silenzioso. Guardate il feltro. Che bella cosa il feltro. Ma io dico, ma che cazzo me lo fa fare di smontare sto catorcio? Sapete che vi dico, io smonto il meno possibile il trasformatore, ma sì. Poi vediamo com'è. Sicuramente la lampadinetta. No, ma il trasformatore è un troiaio. Mi sono già rotto il cazzo. Sono già rotto il cazzo. Allora, questo circuitino molto interessante dovrebbe essere il raddrizzatore dell'alimentazione. Ed è bello perché ha questi diodi. Ora qui procederemo con cautela. Con molta cautela, come vedete. Tranciare cavi, perché questi diodi sono la fine del mondo. Guardate che roba. Ci fosse un po' di luce decente, se mettessi a fuoco sta cazzo di camera. Vabbè, poi li guardiamo meglio. Ok, facciamo così. Togliamo. Le viti sono arrugginite. Quindi procediamo con il nostro amico.
questo cazzo di coso che chiamano professionale, professionale il cazzo, perché si spreca un sacco di prodotto con questo coso. Allora io, se non ricordo male, ho fatto un adattatore per usarlo come alla vecchia maniera, dove il dosaggio è molto molto più preciso. Ecco fatto. Ok, continuiamo con questo inutile smontaggio. Perlomeno adesso i bulloncini scorrono. L'altoparlante va sicuramente salvato. L'altoparlante è sano. Questo mi fa il favore di smontarsi. Io però li dovrei avere i bussolotti. Perché sto faticando con questo oggetto? Perché? Perché faticare con questi oggetti? Vediamo se trovo il bussolotto. Allora, il bussolotto dovrebbe essere lui. Potrebbe essere quest'altro, perché ovviamente li ho tutti sparpagliati a cazzo, però ho trovato anche questa roba cinese. Vediamo se questo ci va. No, sì, no, questo non va bene, forse questo. Questo sì. Allora io prendo lui, overkill, poi prendo una cosa che non trovo, prendo un fottuto adattatore che non trovo, niente, non lo trovo. Cosa c'era dentro? Un fusibile scoppiato con pezzo di filo avvolto. Quindi questo coso ha subito degli abusi notevoli. Ora, se non sbaglio, questo è un ottimo portabatterie. Questo lo separiamo insieme a questi cavi, maledetto sia chi usa le fascette. Ecco qua, porta batterie. Poi abbiamo, se mi fa il favore di uscire, abbiamo un ottimo altoparlante, però qua c'è l'amplificatore, ma io me ne fotto, che sicuramente non andrò a usare mai questo amplificatore. Qui abbiamo un altro collegamento interessante, forse un'alimentazione, non lo so, ma lo scippiamo da qui. Bello, bello, mi piace.
Poi cavi vari li eliminiamo per facilitare. E qua c'è la lampadinetta, molto carina, presa di corrente. L'interruttore è veramente una beltà. Il trasformatore è uscito, magari dopo gli diamo una guardata, perché qua è veramente, come potete capire, un trogiagio. Recuperiamo le viti. Qua me ne sono dimenticata una. Questo non è una vita, questo è un troiaio. Interessante, metallica. Ed ecco qua. Ora ci rimangono solamente le manopole e quattro cazzate. Allora, manopola del potenziometro. E voilà. Bene, anche questa è fatta. Potenziometri, ovviamente sarà un troiaio. Scusate, ma ci sono zanzare, quindi irrorare insetticida tutta la stanza. Maledette. Maledette. Ovviamente questa cazzo di pinza non serve a niente. Ale. Qua abbiamo un bel circuitino d'amplificatore già bello e pronto, quindi direi che lo conserviamo così. Non sappiamo bene come funziona, come si alimenti, però questa è l'uscita delle casse. E qua ci sarà l'ingresso di alimentazione. E poi qua ci sarà, e qua c'è il piezo elettrico, l'ingresso della puntina e forse qualcos'altro, non lo so, si vedrà. Dio. Wow. Vabbè. Penso che ci sia poco da fare. Un transistor putrefatto. Allora, questo selettore, ma sì, è comunque un ricambio che oggi non si trova. Potrebbe essere utile per qualche altra riparazione. È un peccato doverla smontare così, però sinceramente no.
Fanculo. Guardate che bella cosa sto smontando. Guardate che bello. Mega interruttore. E ultima, ma non ultima, la lucina. Super rondellone. Con ruggine. La spia di plastica tipo scaldabagno, secondo me, è veramente bella. Chissà se funziona ancora. Riesco a non romperla questa griglietta di plastica. Incollata con la colla di Gesù. Guardate che bellina. Questa è una cagata e la lascio lì. Tutto il resto è legname. Il legname si brucia nella stufa. Il legname si dà fuoco, anzi, si dà fuoco. E questo è tutto. Ho fatto un casino per niente. Ho recuperato delle parti che userò per altre cose, perché comunque, ripeto, non... secondo me non valeva assolutamente la pena. È un oggetto anche molto comune. Sarà tipo il quinto che mi capita per domani, ne ho già due che funzionano. Per cui che cosa me ne faccio di un terzo? Non va bene. Vinile, condizioni pietose. Questo scambiava tra batteria e alimentazione di rete.
Che belli! Ma vediamo perché cazzo! Abbassiamo un po' questo Navtex in sottofondo. Vediamo per quale cazzo di motivo non ho voluto mettere mani a questo sistema e ripararlo come si deve. Perché il grosso del problema è questo. Cioè, sono... Io non so cosa avessero alla lesa, ma erano lesi nel voler usare questi cavi. Io non capisco perché si riducono tutti i lesa che ho visto, tranne un paio che ho. Sono tutti ridotti così e vedete che sono in corto già all'uscita e c'è poco da fare. Questo è l'ingresso della 220, questa è l'uscita o viceversa. Comunque sono in corto qui all'uscita del trasformatore, già essi. Quindi ora noi proveremo a sezionare con questi, che magari dentro è recuperabile, chi lo sa. Se trovassi il cazzo di coltello, Cristo. Qua ci sono tre prese. Vediamo cosa c'è sotto. Ok, questo promette bene perché questi cavi di merda sono saldati qui, quindi possono essere sostituiti. Ma qua la situazione è più complessa. Infatti c'erano dei collegamenti qua che erano già marci. Vedete qui sotto. Quindi no, assolutamente no. Ed ecco l'interessante schema elettrico. Ed ecco l'interessante schema elettrico della fonovaligia Lesa modello Lesafon 450 Tahiti Universal. Beh, è tutto molto chiaro, da qua entra la 220, regolabile con due prese centrali, quindi il trasformatore è relativamente semplice, potrei mettere semplicemente un nuovo trasformatore, il circuito di raddrizzamento è molto semplice, potrei usare quello originale, ma mi interessa preservare i due diodi bellissimi che ci sono dentro, quindi non lo so. Scusate. E poi ci sono... Beh, questa è... l'ingresso fono, immagino che questa sia una preamplificazione per la cartuccia fonografica piezoelettrica equalizzata, e poi c'è un preamplificatore che pilota il finale push-pull, come immaginavo, sul altoparlante che ha una presa che va, wow, che va qui. Bello, comunque abbiamo lo schema, io ho tutte le foto dei collegamenti, ho conservato ogni pezzo,
Sto ripulendo le parti con l'Evaporust per togliere tutta la ruggine possibile e immaginabile e mi attira l'idea di rimetterlo a nuovo. E sarà un bagno di sangue e non lo so quando riuscirò a farlo, ma è tutto conservato e dato che c'è lo schema io mi direi perché no. E quindi grazie e arrivederci.